Bentornati su Radio Design, seconda puntata di Gareth, un programma che spoilerà principalmente Game of Thrones, quindi per ora sì. L'abbiamo scritto chiare lettere, spoiler alert su Facebook, attenzione perché parliamo della seconda puntata, mentre tutti sono già alla quarta, quindi tu perché io mi tengo cauto. Tieni, voglio... teniamo tutti al cauto. Gli spoiler sono brutte bestie, quindi stiamo cauti. Questa volta abbiamo anche un consulente esterno, esperto anche lui di Game of Thrones, con teorie bislacche sul finale. Poi il nostro boss qui, Arby, deciderà se tirarle fuori ora queste teorie bislacche o più avanti. Sì, sì, si possono tirare fuori tutte le teorie che vogliamo. Ho paura. Va bene, allora Arby, iniziamo, parliamo, raccontiamo, spoileriamo tutta la seconda puntata, no? Così la gente ci odia. Vai. Ok, ok, ok. Allora, e naturalmente Francesco, se non ti ritrovi in qualcosa, mi raccomando, fammelo sapere. Allora, questo è l'episodio attesa della battaglia. Quindi vediamo tutta la tensione prima della battaglia, dato che l'episodio si apre con Tormund, che arriva a Grande Inverno e annuncia che hanno dato circa mezza giornata di vantaggio ai nostri protagonisti, perché all'alba arriveranno gli estranei. Panico totale, non si sa più che fare. Però quando vi sento dire in italiano i nomi mi si raggela il sangue, cioè per me è Winterfell. È Winterfell, è Grande Inverno. Tu mi dici Grande Inverno, è vero, vero, vero. Vorrei ammazzarmi, anche se tagliarmi la gola. Anche io sono avanti dei nomi originali, molto più loro. Ok, allora possiamo dirlo in originale. Winterfell. Yeah, sure, ok. in realtà prima l'episodio si apre con un piccolo processo a Jamie Lannister. Che avevamo visto l'altra puntata che chiudeva l'episodio. Actually, I remember. Jamie viene accusato perché, insomma, arriva a Winterfell e lui è un Lannister, quindi è attaccato da Daenerys, che è una Targaryen, e quindi poi lui è colui che ha ucciso suo padre, e a casa degli Stark. I Lannister e gli Stark sappiamo che non sono amici. Anche se poi alla fine si sono accoppiati. Sì, ma tanto quello succede più o meno con tutti. Appare il primo episodio in cui Daenerys mette in dubbio la lealtà di Tyrion, perché sta difendendo suo fratello, e quindi qua comincia, diciamo, un piccolo sgretolarsi della sua fiducia verso Tyrion, che è la sua mano destra, è il primo cavaliere, quindi colui che, insomma, conta. Consulente esperto. Chiameremo oggi consulente esperto. Esatto, esatto. È il mio Francesco. È il mio Francesco. Francesco. È il mio Francesco. E parti salienti, devo dire che sono stati molto, molto salienti quelli che sono stati davanti al focolare, dove Tyrion, prima ci sono Jaime e Tyrion, poi mano a mano abbiamo un susseguirsi di aggiunta di personaggi, fino ad arrivare a una piccola scena molto bella, dove prima abbiamo Tormund che si vanta del fatto che è stato allattato da una gigante. Scena più bella. Quella è una delle scene più belle. È devastante. La scena più bella è quando lui dice: dov'è il donnone? Lui vuole Brienne. Where is the big woman? Where is the big woman? E tanto la big woman pensa ai biondi. Pensa ai biondi. Tormund quindi si vanta di essere stato allattato da una gigante, e quindi la sua forza deriva dai giganti. Ma non solo, ha ucciso... Ha ucciso il marito. Ha ucciso il marito e si è fatto allattare dalla moglie. Devastante. Però il pezzo più bello, secondo me, è stato quando Podrick canta la canzone... Di Salmo. Esatto, 1984. E invece no, ma è Jenny... che sono un cazzo di comico, guarda, si sta spisciando. E no, è una canzone molto bella che parla di Jenny, che sarebbe la moglie del re folle. Ah, questo non l'avevo capito, questa cosa. Sì. Se fosse una canzoncina tanto per... No, no, invece è Jenny, la moglie del re folle, che in questa canzone dice che rinuncia al trono per far sì che suo marito, appunto, quindi Aerys,
salga al trono. E qui notiamo una certa... E qui quindi partono le varie teorie sul rifarsi Daenerys, che può rinunciare al trono per Jon, che secondo me... Attenzione, che secondo me... prima previsione del giorno. Secondo te, secondo voi, Daenerys Targaryen... non sale sul trono. Non sale sul trono. No. Questo penso si sia capito. No, no, assolutamente. Mi sembra una cosa molto evidente. Anche l'ha capito anche lei e molto continuiamo. Sì, assolutamente. Cioè, oramai il trono è sempre più vicino a Jon. Quindi... Però il finale top sarebbe che... crepa qualche bomber. Il finale top è che, cioè, secondo me, era il re della notte, uccideva tutti e saliva sul trono. Sarebbe stato troppo estremo. Io non ci ho mai creduto. Già. Però vabbè. Sogni giovani. scena top, altra, Verme Grigio e Missandei, finalmente. Parlano del loro futuro dopo la battaglia, dicendo che vorranno partire, andare nell'isola di origine di Missandei. Però giustamente il dubbio sorge: ci sarà un futuro? Ci sarà un futuro? Ci sarà un futuro? Arrivano gli estranei? Ci sarà un futuro? Secondo me non ci sarà. Tra l'altro, una cosa che volevo dire è una previsione che ha fatto Stephen King, non so se conoscete, penso di sì, Stephen King. Sì, è un barista che l'ho visto l'altro giorno. Ha fatto una previsione dove secondo lui sarà Tyrion addirittura avere il trono di Spagna. Il nano. Io ho problemi con i nomi. Secondo lui moriranno sia Jon che Daenerys, che poi anche Cersei, e sarà lui a essere... il capo, diciamo, l'erede, diciamo di no, perché è un poco strano per essere un erede, però essere, diciamo, colui che domina sui sette regni. Beh, top sarebbe se la regina infinocchia tutti. I sensi? Mi sembra improbabile. No, c'è una profezia anche lì, che deve essere uccisa. Morirà per mano del fratello. Però dice del fratello, lei ha due fratelli, non si sa chi. Tutti pensavano fosse Tyrion, dato che era il fratello che lei odiava, solo che nelle ultime stagioni, visto il cambiamento che ha fatto Jaime, ora è molto più probabile che sia lui a ucciderlo. Anche perché lui è famoso, uccide lui parenti, amici. Sì, lui è lo sterminatore di re. Se è una regina penso sia uguale. La stermina, ovviamente. Siamo là. Poi possiamo sfatare un mito di molti che dicevano che poteva essere Bronn a uccidere Cersei. C'è un contratto firmato sia dall'attore che fa Bronn che dall'attrice che fa Cersei, dove loro... Dove non possono e non devono fare una scena che sono separati, erano stati una volta insieme per un tot di tempo, si odiano. Non c'è infatti una scena dove loro sono insieme. Cioè gli attori si odiano? Sì. Si odiano, perché hanno avuto una storia e anche nelle foto di gruppo non sono mai insieme. Aspetta, lui con chi? Con quale tipo? Lui con Cersei. Con Cersei, la bionda, la regina. Vabbè, chiudiamo tutto. È vero. Ma lui è un cesso pauroso. Ma aspetta, perché secondo me ti stai a confondere. Tu ti confondi con Bran. Con Bronn. Bronn è quello con i baffetti che vuole il castello con la balestra. Ecco, quello con i baffetti. Bran e Bronn. Secondo te, con Cersei. Ma infatti, mi sembra un c'è anche un po' la differenza di pedofilia avanzata. Beh, sì. No, comunque è vero, sapevo di questa faida nella vita reale dei due che l'ha portati a questo patto. Sì, è vero. E, no, volevo dire una cosa: che Tyrion sul trono, però dovrebbe sconfiggere Gendry, che è legittimo erede Baratheon. Sì, quindi altra battaglia. Troppe battaglie. Molto facilmente, con una bella strage, potremmo far fuori un sacco di gente. È regolare, cioè, regolare. Cioè, tanto ci sono due draghi. Se consideri che la seconda stagione crepano per lo sterminato di persone. Sfido chiunque abbia visto il Trono di Spade, ha visto i primi tre episodi, gli chiedono quali sono i tuoi personaggi preferiti. Tutti morti. Khal Drogo, Ned Stark e Jon Snow. I primi due muoiono sulle prime stagioni. Jon Snow non ho mai sopportato. No, il numero uno. Jon Snow deve andare sul Trono di Spade. Va bene. Per forza.
Abbiamo altre teorie bislacche. Ah, vabbè. C'è chi ipotizza che, dato che in questo episodio Gendry e Arya finalmente si uniscono, perché Arya giustamente dice io sto per morire, forse. Voglio sapere cosa si prova, e quindi va bene, facciamolo. C'è chi ipotizza che Arya sia rimasta incinta. No, veramente. E così finalmente, come dicevano all'inizio, casa Stark e casa Baratheon avranno un erede in comune. E Scavolini dove la mettiamo? Beh, Scavolini in cucina. Scavolini in cucina, per forza. No, questa, però io direi la cosa più bella e inaspettata sarebbe che la regina fa fuori tutti. Cioè, ma sarebbe no, sarebbe no. Alto fuoco? Beh, sarebbe la fine. Alto fuoco, cioè... Alto fuoco è stata, secondo me, forse la scena più bella in tutte le sette stagioni, le otto, considerando questa. Sì, sì, cioè, sì. Se il nano torna amichetto della sorella, una cosa strana. No, ma si odia, non si odia. Si odiano. Sì, family. Una cosa che attendono un po' tutti è il famoso Clegane's Bowl. Cioè? È il duello tra i due fratelli odiati. Ah, ok. Ah, quello lì, ok. Sì, Mastino sì. Nella montagna, che è, penso... Guarda tutti questi nomi. La... troppi trippo. Ci siete infilati. Mamma mia, ragazzi. Ma guarda che lo schema, le cose. Poi questo è riassunto, eh. È riassunto. Va bene, direi che ci siamo, nel senso... Sì, sì, è una puntata carica, bella, molto più veloce della prima, però ancora molto parlata. Crea suspense per questo terzo episodio che stravolgerà tutte le sorti. Ci piace. Ne parleremo ipoteticamente. Prossima puntata. La prossima puntata. Next week. With us. Yeah, ok. Yeah, sure. Thank you so much. Thank grazie you tantissimo. Grazie tantissimo, Francesco. Grazie a voi. Consulente, quando vuoi tornare, scambiamo consulenti, facciamo come il governo attuale. Sì, sì. È stato un sogno, baci baci. Seguite questo podcast che dovrebbe essere già su Spotify. Seguitelo, mi raccomando. Mettetelo nella playlist insieme a Salmo. Sì, sì, sì. Cioè, Salmo Arbi, Salmo Arbi. Salmo Arbi. Salmo Arbi, Salmo Arbi. Sì, sì. Arbi Salmo. Arbi Salmo. Va bene, alla prossima. Iscrivetevi al podcast. Mettete 5 stelle ad Arby su iTunes. Per forza.